Allora, adesso Marco, diamo il buongiorno al ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi, che è collegato con noi. Eccola, ministro, grazie Buongiorno. per essere tornato, perché insomma siamo naturalmente a parlare di Covid. Ieri è stata superata la soglia psicologica dei 30.000 contagi, insomma sono numeri che non vedevamo da molto tempo, 153 decessi, va detto che l'incidenza dei contagi nella fascia 5-11 anni è davvero la più alta di tutte. Ci sono molte classi tornate in DAD e si sta discutendo delle nuove misure possibili che si possono prendere appunto proprio nelle scuole. Cominciamo da qui. Allungare le vacanze di Natale, ministro, è una proposta di un paio di settimane, è una proposta che è stata fatta. L'Associazione dei presidi la considera una misura sbagliata. Lei che cosa pensa? Non la sento. Ministro, aspetti un attimo che non la sentiamo. Adesso mi sente? Perfetto, sì. Rispondo chiaramente, è una misura sbagliata. Una È una misura misura sbagliata. sbagliata, però mi permette di fare una considerazione. Sì. Allora, la scuola è il comparto della nostra società che con più passione, con più capacità, con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione. Il personale prima dell'obbligo era già vaccinato al 96%. Oggi c'è l'obbligo. I ragazzi più grandi sono stati vaccinati, quelli fra i 16 e i 19 anni, oltre l'85% e gli altri siamo già all'80%. Abbiamo cominciato a vaccinare i bambini più piccoli da poco, ma anche lì la rispondenza è stata molto molto alta. Quindi c'è una risposta da dare al Covid, che è la vaccinazione. La vaccinazione. Allo stato attuale, noi su base nazionale ovviamente, abbiamo che i positivi dentro alle nostre scuole sono ancora un numero limitato. Siamo ben sotto all'1%, siamo allo 0,50% dall'ultima rilevazione che abbiamo fatto noi al nostro interno. Le classi che sono in quarantena sono ancora, anche questo è un numero limitato, perché sono 10.000 ma su 400.000, cioè sono al 2,5%. Il problema è cosa succede fuori dalla scuola, perché è chiaro che i nostri bambini sono esposti ovviamente a tutto quello che c'è fuori dalla scuola. E ancora una volta la risposta è vaccinazione. Signor Ministro, alcuni sindaci hanno proposto il Green Pass obbligatorio per gli studenti per evitare, dicono, un ritorno alla DAD generalizzata, diciamo così. Qual è la sua opinione su questo? Guardi, noi ne discuteremo domani mattina. Domani mattina è stata indetta una cabina di regia in cui non il ministro dell'istruzione, ma tutti i ministri discuteranno assieme di questo. Per quanto mi riguarda, io credo, come l'ho detto prima, che il vero strumento per evitare un ritorno di quarantene sia la vaccinazione. Noi abbiamo lavorato e abbiamo fatto una scelta fin dall'inizio di volere i ragazzi in presenza. Ragazzi in presenza, che vuol dire ragazzi però in situazioni sicure in presenza. Domattina ne discuteremo, è una proposta dei sindaci, ha trovato un'opposizione molto ampia da parte di vari ambiti dell'opinione pubblica, ne discutiamo serenamente. Un discorso ovviamente è quello che riguarda i ragazzi più grandi che sono già vaccinati, come ho detto prima, all'85%, un conto sono i bambini. Piccoli. Terremo conto di questo, terremo conto di tutte le opinioni, ma la nostra idea di fondo è in presenza. No, proprio su questo, solo una postilla, perché nella fascia più Prego. giovane gli immunizzati sono solo 92.000 su una popolazione di 3,6 milioni, quindi forse le percentuali sono ancora basse. La domanda che però le faccio riguarda il prossimo anno, l'esame di maturità. Che cosa succederà? Potrebbe essere modificato a causa del Covid, come abbiamo visto negli anni passati? Ministro? Ecco. Ministro, per rispondere, buongiorno di nuovo signor E Ministro, lei risponde, lei risponde. la domanda è, lei ci ha già dato una notizia poco fa ed è Esatto, quello che abbiamo rilanciato che anche è al TG1 contrario delle all'allungamento 8. delle vacanze natalizie. Adesso ci dica che cosa pensa del prossimo esame di maturità, perché c'è su questo un grande dibattito tra chi lo vorrebbe più light, diciamo, e chi invece dice no, è necessario che rimanga così come è per dare il senso della normalità. Qual è l'opinione, la previsione, la posizione Adesso del glielo Ministro dico subito, dell'Istruzione? guarda. Allora, come abbiamo detto nella prima parte di questo nostro incontro,
è in atto oggettivamente, in termini di realtà, una nuova fase pandemica. Noi la stiamo seguendo con grandissima attenzione e quindi abbiamo la responsabilità di far fare ai ragazzi l'esame serio, più serio possibile, come abbiamo sempre fatto. Però dobbiamo tener conto anche di questo andamento pandemico. Tutti gli anni noi comunichiamo a gennaio, entro gennaio, le modalità con cui si svolgerà l'esame. Posso garantire a tutti che faremo un esame serio, un esame ponderato, un esame che permetterà a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze di esprimere al meglio le loro competenze. Però abbiamo anche la responsabilità di capire come sta andando la situazione pandemica. Quindi i ragazzi studino, i nostri docenti stanno facendo il loro lavoro e stiamo andando tranquillamente. Io sono molto contento che ci sia questo dibattito in atto nel Paese fra coloro che dicono vogliamo la serietà è fatta da due scritti, no, fra coloro che dicono ci vuole lo scritto, coloro che non ci vuole lo scritto. Certo che ci vogliono tutti gli strumenti per poter valutare le persone, però avendo anche il senso della realtà. Stiamo valutando, stiamo di fronte a una situazione in cui la situazione all'interno della scuola è sotto controllo, ma c'è una ripresa. Per quanto riguarda i bambini, mi faccia riprendere la considerazione di prima, quando lei ha detto sono stati vaccinati soltanto in pochi. Guardi che l'autorizzazione dell'EMA a vaccinare i bambini è del 25 di novembre. Quindi è arrivata relativamente. Quindi noi appena abbiamo avuto l'autorizzazione dell'EMA abbiamo cominciato le vaccinazioni e quindi stiamo andando avanti. Quindi stiamo andando avanti con le vaccinazioni. La situazione all'interno della scuola è oggi sotto controllo. Dobbiamo tener conto della realtà. Stiamo valutando esattamente la situazione come si sta sviluppando, garantiremo anche quest'anno un esame serio, serissimo, che è quello che permette ai ragazzi e alle ragazze di avere per il proprio futuro anche un percorso di valutazione, perché questo ci vuole per tutti. Quindi è benissimo anche questo dibattito che si svolge. La gente però discutesse non soltanto dell'esame, ma anche di tutta la scuola, di che cosa oggi è la scuola e cosa serve la scuola, non solo per sapere un pochino di più di matematica o di greco, ma anche per essere cittadini a pieno titolo di un paese che sta vivendo un momento delicato, ma sta rispondendo con molta responsabilità. Ed è proprio così. Grazie, Ministro. Grazie davvero, Ministro, grazie per essere stato con noi, per averci grazie atteso. Siccome dobbiamo parlare del cenone, delle pranzi e delle cene di Natale, mi dica solo, Ministro, lei è panettone o pandoro? Io vengo da una tradizione in cui c'è anche il dolce, ma soprattutto c'è il piacere di ritrovarsi a casa con la propria famiglia. Quindi ognuno usi quello che non vuole. Si è voluto però sbilanciare, soprattutto ritroviamoci a casa in situazioni di sicurezza e responsabilità. Questo che dobbiamo assolutamente ai nostri figli, sì, e questo che dobbiamo ai nostri genitori. E non smettiamo mai di ripeterlo noi di Uno Mattina. Grazie davvero, Ministro Bianchi. Grazie, naturalmente grazie, tanti grazie auguri.